Primo giorno a Trieste in zona bianca, in tutto il Friuli Venezia Giulia, e noi siamo scesi in città per sentire i pareri dei cittadini. Siamo in zona bianca, faccio quasi quello che facevo prima. Chi è che non vuole essere libero? Non so se mi sono spiegato. La libertà è il fondamento della vita. Sì, si può ritornare pian piano alla vita normale. L'avete preso il caffè al banco in questo primo giorno di zona bianca? Come la sa? Sì, è vero, sì, porca miseria, solo perché c'è giorno bianca. Quanti caffè al banco ha fatto finora? Beh, abbastanza questa mattina, insomma, quasi tutti al banco. Più del solito, sicuramente, la gente era tutti contenti. La gente aveva voglia di fermarsi con calma a bere il caffè al banco e naturalmente l'effetto è stato senz'altro positivo. Ma comunque la gente, lo stesso stamattina, quando veniva a prendere il caffè andava fuori per l'abitudine di uscire, no? È più buona la colazione in zona bianca? Sicuramente sì. Comunque adesso che è zona bianca siamo più tranquilli. Ma è una bella cosa questa, molto bella. Non vedevamo mezzo, un po' di luce perlomeno. Dobbiamo tornare a vivere la nostra libertà perché è necessario. Quello che accadrà stasera, quando le persone non avranno più la fretta e furia di dover andare in giro tenendo conto dell'orario. C'è più il coprifuoco. Beh, sì, anche questo può essere un vantaggio, sì. Ma la cosa importante è sentirsi un po' più liberi. Io insegno, quindi siamo stati chiusi in casa, lontano dai ragazzi, ed è stato bruttissimo. Soltanto adesso ci stiamo finalmente ritrovando e questo è molto bello. Siamo in zona bianca, era da un po' di tempo che mancava questa situazione. Sì, 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 mancava e vabbè, bisognava adeguarsi comunque. Finalmente forse ci siamo arrivati, la speranza è che continui così.